Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento di Conoscere i funghi. Oggi Fabio, di cosa mi parli? Oggi parliamo di un'altra specie commestibile che non tutti però conoscono. Si tratta di Craterellus melanoxeros, un parente stretto del gialletto Cantharellus cibarius. Tutte le specie di questo gruppo sono date per commestibili, questa compresa. Craterellus melanoxerus è un fungo che può raggiungere dimensioni anche abbastanza grandi. Vediamo questo esemplare che raggiunge circa 10 cm di altezza e 8-10 cm di diametro. La forma è molto irregolare, vediamo un cappello tutto ondulato, frastagliato e spesso con delle incisioni anche sul margine. La colorazione è sul giallo grigiastro con tonalità qualche volta olivacee. La parte fertile, cioè la parte che produce le spore, che si trova nella parte inferiore del cappello, è cosparsa di venature più o meno ramificate, non molto pronunciate, ma sempre presenti in questa specie. Alla base di queste venature continua la superficie del gambo con un aspetto più liscio, ma mai perfettamente regolare. Caratteristica di questo fungo è l'annerimento della carne e della superficie dello stesso, un annerimento che non è immediato ma compare talvolta anche dopo diversi minuti. Fabio, toglimi una curiosità, qual è il clima migliore per la crescita dei funghi? Oddio, i funghi sono costituiti in gran parte da acqua, quindi necessaria l'umidità perché è un elemento essenziale. Quindi periodi piovosi, umidi, abbinati anche a temperature piuttosto elevate, sono sicuramente il migliore dei climi possibili. Alcuni funghi hanno bisogno poi di un raffreddamento, di basse temperature per comparire, e invece bisogna tener conto che il peggior nemico dei funghi è il vento, perché il vento asciuga, sottrae acqua al substrato e al terreno, e quindi i funghi lo temono. A questo genere Craterellus, appartiene anche la nota trombetta da morto, Craterellus cornucopioides, anche quella diffusa nei nostri boschi ma di colorazioni nerastre e meno carnosa di questa. Questo fungo ha un'altra specie molto vicina che è Craterellus iantinoxanthus. Questa specie è però più rara, ha colorazioni meno fredde, cioè più aranciato rosate e talvolta lilacine, e una carne più tenera. È una specie comunque abbastanza difficile da incontrare. E anche per oggi è davvero tutto, vi ricordo che Conoscere i funghi è un programma in onda su Telebelluno dal lunedì al sabato e trovate anche le repliche sul nostro canale YouTube a partire proprio da questa nuova stagione.